Ciao ragazzi, nuovo video top del 2017, prodotti beauty, make-up, se volete anche farò una seconda parte con accessori, vestiti, collane, bracciali, giacche, sciarpe, maglie, scarpe, pantaloni, outfit, eccetera. Allora, prima di tutto, gli outfit ne ho fatti tantissimi, sia in quest'anno 2017 sia negli anni prima, mi vesto sempre negli stessi modi, quindi guardate i miei video outfit. Uno, due, di tutti questi prodotti che adesso vi faccio vedere che sono prodotti beauty, e make-up e hair care, skin care, eccetera. Tutti questi scusate, di tutti questi prodotti vi faccio una recensione, o ve l'ho già fatta, quindi guardate il mio canale, recensioni di tutti questi prodotti se vi interessano, guardateli, se no guardate solo questo video e buon anno. Buon 2018, questo video lo vedrete nel 2018, parliamo nel 2017 che è l'anno appena passato, spero sia iniziato bene questo 2018, spero che il 2017 sia finito bene nel migliore dei modi, spero che stiate bene. Ciak si gira, iniziamo subito. Iniziamo subito. Tutta bigiotteria. Primo prodotto che ho usato da poco, a parte questi anellini così, che sono bigiotteria e non mi stanno, via. Primo prodotto che ho usato per quanto riguarda il make-up, che ve ne posso parlare poco, faccio una leggerissima recensione adesso, è questo correttore qui di cui tutti parlano, Maybelline Instant Anti-Age, cancella età, correttore e trattamento, con bacche di Goji Nude. Praticamente si apre, si svita, così esce il prodotto e ve lo passate. E poi massaggiate o col dito, io mi trovo bene col dito, ma anche con la spugnetta. Esce appunto questo colore qui, ve lo passate. E si asciuga abbastanza in fretta e toglie le occhiaie. Io da poco che lo uso, le occhiaie le ho, adesso sono anche struccata solo con rossetto, però comunque è molto molto valido questo prodotto. L'ho pagato dall'acquestapone 12 euro, pure scontato perché costava di più, però per me 12 euro per questo prodotto è un pochino costoso. 6 mesi di scadenza, 6,8 ml, made in France. Provatelo anche voi, mi piace abbastanza. Poi, come rossetto, quello che uso di più, che è quasi finito, che ho anche indosso, è questo qui della Smart Fusion Lipstick della Kiko. Super profumato, numero 420 rosa, con questo packaging quadrato. Non so se lo vedete, il colore è questo qui. Ed è bellissimo, profuma di biscotto, è praticamente quasi finito. Mia madre ha il numero 420 viola, che su di lei sembra rosa. Io amo i rosa e questo qui è il bellissimo rossetto della Kiko rosa. Vi faccio uno swatch. È un rosa chiarissimo, un rosa baby, un rosa carne, un rosa nude, rosa molto chiaro, il packaging quadrato molto molto bello, pagato 6,95 euro, mi sembra l'anno scorso, appunto nel 2017, da Kiko, ovviamente. 5,95 euro mi sembra, o 6,95 euro, non mi ricordo, comunque molto belli questi rossetti. Poi un solo smalto, perché ho usato solo uno smalto, questo qui della Shein, preso da Lidl, 1,90 euro, l'ho pagato. Red Explosion, vi ho già fatto la recensione, 11 ml per 36 mesi di scadenza, step 1. Lo step 2 l'ho comprato ed è praticamente il top coat da metterci sopra o come base prima. Glossy Gel Look, è molto lucido, un rosso classico, bellissimo, stupendo, io amo i rossi, mi piacciono veramente tanto, dura 5 giorni, 4-5 giorni senza fare le pulizie, se ovviamente usate le mani per lavare i piatti, eccetera, dura magari anche solo 3-4 giorni, però su di me 5 giorni è durato e poi il quinto giorno inizia a sbeccarsi. Maxi pennello, una sola passata e riempie benissimo tutta l'unghia, io ne faccio due perché con una sola passata è un po' trasparente, però con due passate riempie benissimo tutta l'unghia. Io purtroppo adesso ho solo un'unghia lunga, le altre sono corte, faccio veramente pena, però comunque cercherò di farmi crescere anche le unghie, speriamo. Poi mascara, questo qui lo sto usando anche questo da poco perché non mi trucco tutti i giorni, della Shein Waterproof, da 10 ml per 6 mesi di scadenza, mascara appunto blu il packaging, ma è un mascara nero. Lo scovolino non mi fa impazzire sinceramente, se stiamo proprio a guardare, perché è troppo cicciotto, io non riesco a passare bene in mezzo alle ciglia con questo mascara, con questo pennellino enorme, però è molto molto nero, molto fitto, bisogna fare tante passate, almeno io faccio tantissime passate su un occhio, viene bene l'effetto di ciglia quasi allungate e volumizzate, dall'altro occhio sembra che non ho messo niente, non so perché, io non sono capace a truccarmi, l'ho sempre detto, devo imparare a truccarmi, comunque mi piace abbastanza, continuerò a usarlo. E poi questa palette non la trovate da nessuna parte, credo, non l'ho mai vista da nessuna parte, la sto usando, continuerò a usarla, l'ho usata anche nel 2017, è stato un regalo da Lucia perché ho vinto il suo giveaway, me ne ha date anche altre di palette, vi faccio un po' di tapping, fatemi sapere se vi piace.
questo video, magari lo rifaccio anche a gennaio, adesso che siamo a gennaio. E le Girl Eyeshadow Collection, ha due specchietti, il pennello purtroppo l'ho usato, l'ho buttato via perché era sporco, non veniva pulito. Questi sono i colori, sono bellissimi, vi faccio velocemente uno swatch. Quello che ho più usato è stato il viola e anche il rosa, ed è veramente un bellissimo colore, guarda che bello. Il viola di solito non mi piace, ma stavolta mi piace. Questo qui è un marrone dorato, guarda che bel colore, stupendo. Per Capodanno, per Natale, mi piacciono tantissimo questi colori. Grazie Lucia, tu sai chi sei, per questa bellissima palette. Sto cercando di usarla anche se, come dicevo, per il mascara non sono molto capace a truccarmi, però gli ombretti sono molto belli, molto luminosi, 36 mesi di scadenza per 12 grammi. Con tutti questi pennelli bellissimi, anche comoda da portare in viaggio, veramente bellissima questa palette. Stupenda, e improverò a truccarmi, magari riuscirò a fare qualche corso di trucco, chi lo sa, chi vivrà vedrà. Grazie Lucia, bellissima questa palette, i colori molto belli, io amo i rosa, non amo i colori troppo scuri, ma anche i viola sono belli. Poi un altro ombretto che sto usando, che ho usato e che userò soprattutto, che ho usato soprattutto anche nelle feste natalizie, è questo qui, a parte quella palette. Questo qui Metal Shock numero 01 Solar Explosion. Il pennellino non mi fa impazzire perché è un po' non troppo pieno di colore, anche per aprirlo, per farlo uscire, per farlo entrare dentro al barattolo è un po' difficile, non esce con molta facilità, però comunque mi piace il colore, è un dorato, ce ne sono tantissimi di colori. Questo qui è il dorato, new, perché è nuovo, Solar Explosion, ci sono appunto altri colori, vedete che per tirarlo fuori, per metterlo dentro è un po' difficile, vedete, ok, però è un bellissimo colore. 6 mesi di scadenza, New York Cosnova Metal Shock ombretto occhi 01 Aqua Water Mica Propilene Capri Meticone Glycerin. Gli inci non sono proprio bellissimi, però mi piace abbastanza. Vi ho già fatto delle recensioni, vi ho già fatto comunque dei make up, guardate i miei video, ed è molto glitterato, dorato, glitterato, bellissimo. Il packaging è anche comodo, questo da portare in viaggio, mi piace. Due passate bisogna fare, perché con una sembra quasi sbiadito, sembra quasi che non l'avete messo sulla palpebra mobile, ed è veramente bellissimo, con due passate riempie bene tutto l'occhio, lucido, molto molto bello. Ci sono anche i rossetti della collezione Metal Shock e sono bellissimi perché sono glossy, glitterati, stupendi. Poi CN Crema Mani and Crema alla Calendula, fantastica, favolosa, vi ho già fatto una recensione, mi piace tantissimo, rende la pelle morbida delle mani, profuma tantissimo di fiori, di primavera, bellissima, veramente ottima per l'inverno, mi riempio di creme. Ottima, da Lidl questa qui CN Nature Biologica and Crema alla Calendula, 75 ml. CN Crema Mani alla Calendula contiene un pregiato olio di calendula e burro di karité, nutre e rigenera le mani secche e screpolate. Io d'inverno le ho sempre screpolate, anche questo packaging è molto comodo da portare in viaggio. Ci sono anche le creme sia da giorno che da notte ed è fantastico come prodotto, ve lo straconsiglio, costa meno di 2 euro, 1,50 euro, 1,60 euro, non mi ricordo mai i prezzi. Comunque bianca, crema molto morbida, si assorbe in fretta, non mi appiccica le mani, quindi ottima. Poi opla, questo profumo qua mi piace tantissimo, sempre preso da Lidl, quasi tutti i prodotti che vedete nei miei video sono low cost, non compro cose di marca, cose costose. Compagnia delle Indie, costa anche questo 1,90 euro, qualcosa del genere. Parfum Intense Corallo dell'Atollo di Ari, bello questo packaging così orientale, e il coperchio è anche bellissimo, il tappo, guardate che meraviglia. Questo profumo qui ne ho anche altri, è dolcissimo questo qui. Ve lo faccio, non potete sentirlo, peccato, ve lo faccio sentire, stavo dicendo, ma non lo potete sentire. Il packaging mi fa impazzire, costa pochissimo, il profumo è dolcissimo, io amo i profumi dolci, dura tanto sulla pelle, anche se sembrano più profumi estivi, quelli dolci sembrano più stucchevoli, sembrano più estivi, però li uso anche d'inverno. Io non uso profumi tipo Dior, Hypnotic Poison, sì, sono bellissimi, ma io compro cose low cost, l'ho detto prima. 100 ml Corallo dell'Atollo di Ari, Verusca e Joel, 36 mesi di scadenza, fragranza calda e sensuale inebriante che racchiude le emozioni di un tramonto maldiviano. Già tutte queste scritte fanno pensare veramente a un tramonto in alle Maldive, a un tramonto nel deserto, bellissimo, posti veramente meravigliosi, quindi vi consiglio di provare anche questo profumo. Da Lidl se lo trovate ancora, se no c'è anche comunque al Bennet, al Carrefour, nel reparto profumi, bagno doccia, ci sono questi profumi fantastici, hanno veramente degli odori meravigliosi che ti fanno volare con la fantasia in posti paradisiaci. Poi CN Eye Makeup Remover, questo qui non mi dilungo a parlarne perché sapete già com'è.
È uno struccante delicato, costa 90 centesimi anche questo da Lidl, c'è verde, rosa, c'è anche azzurro, c'è il latte detergente, le salviette struccanti anche, sono validissime, 99 centesimi, li compro sempre pacco rosa e pacco azzurro, scusate Dino con la musica. With Lotus Flower Silk, lo devo ricomprare perché è quasi finito, lo adoro, strucca benissimo mascara, eyeliner, rossetto, lip gloss, ombretti vari, anche i glitter, di tutto, strucca veramente benissimo, due passate con i dischetti di cotone sempre della Lidl a 90 centesimi che sono un pochino peluccanti per togliere lo smalto, ma che sono validissimi, ottimi prodotti della Lidl, straconsigliato, provatelo, fantastico, super delicato, non brucia per niente, meraviglioso. Poi due prodotti, questo qui mi piace tantissimo, amo gli shampoo della Garnier, i bagno doccia della Garnier, questo lo sapete, ve l'ho già detto nel 2017, voglio provare altri prodotti ma sono abitudinaria, quindi uso sempre le stesse cose, se mi piacciono uso sempre le stesse cose, come vedete, di questi prodotti ne avete già le scatole piene sicuramente perché ve ne ho già parlato, comunque mi piacciono, se no non li comprerei. Io adoro i shampoo della Garnier, soprattutto quello 5 piante, e come profumazione anche questo qui mi fa impazzire, perché sa di mandorle, sa di olio, sa di burro di karité, non lo so, ha un odore comunque come il profumo, dolce ma non nauseante, acero, sa di linfa d'acero, sa di pancake americani, non lo so perché quando usate questo shampoo avete in mente questo profumo tipo pancake americani, cioè non potete sentire ma è meraviglioso. Ne ho comprati due perché erano in offerta e sono veramente favolosi, io non so veramente cosa ci mettono dentro, gli ingredienti non sono fantastici, non sono prodotti biologici questi qua assolutamente, però sono veramente fantastici, mi piacciono un sacco questi shampoo, questo mi lascia i capelli morbidi, profumati per tanti giorni, olio di mandorla e linfa d'acero, nuovo, ultra dolce, si impegna per l'ambiente, blended with love, senza parabeni, non appesantisce, 250 ml, Parigi, garnier.com, 12 mesi di scadenza, compratelo, provate questi shampoo, ormai io della Garnier li ho provati tutti, quello al riso, all'avena, al latte d'avena, quello verde, al 5 piante, quello rosso, quello rosa, all'argan e miele, camellia, tutti li ho provati, questo qui e quello 5 piante sono i miei preferiti, provatelo. Mi piace, costa anche poco, ottimo. L'importanza questa spazzola, tengo il teaser, questa qui io dicevo che andavo sul low cost ma con questa non sono andata sul low cost, l'ho presa da Sephora nel 2017, mi sembra a maggio o a giugno quando sono andata a Torino, e Tangle Teaser è una spazzola praticamente airbrush detangling, smooth e shine, compact styler, bellissima anche la confezione, comoda da portare in viaggio, tengo il teaser, 18 euro l'ho pagata, carissima, perché è veramente carissima, se io non l'avessi comprata, da Lidl un mese dopo che ho comprato questa qui c'erano le spazzole che costavano 90 centesimi o 1,10 euro, simile a questa qui ovviamente non di marca, da Lidl costavano molto meno, leopardate, di tutto di più, rosa con i disegni, che erano uguali a queste qui ma che costavano molto meno, quindi potevo aspettare, non comprare da Sephora, e la trovavo uguale, che costava molto meno, che era appunto una Tangle Teaser ma da Lidl, e così non mi sbancavo, non spendevo 20 euro in un giorno, però comunque se spendi ogni tanto si può anche togliere uno sfizio, è bellissima, c'è la fucsia, ma a me piace rosso e nero come colori, quindi l'ho comprata rosso e nera, gli ho già fatto un sacco di video anche in ASMR, lucida come le macchine tuning, stupenda, e dicevo, ogni tanto spendere un pochino di soldi per cose utili, ovviamente non per cazzate, questa qui è una spazzola per i capelli, quindi è utile, perché la uso sempre quando mi lavo i capelli, ieri li ho lavati e oggi l'ho usata, ho fatto anche dei video ASMR, è bellissima, non strappa i capelli, non dà fastidio, non fa male, non gratta, non rovina i capelli, non dà nessun fastidio, io odio chi mi tocca i capelli, a me danno fastidio le persone che mi toccano sempre i capelli, che stanno lì a paccioccarmi, che stanno lì a toccarmi la faccia, a toccarmi dappertutto, mi dà fastidio, poi dipende sempre dalle persone, ma mi dà fastidio che tutti mi toccano senza neanche conoscermi, e anche quelli che mi conoscono i capelli non me li possono toccare, e io sono proprio fatta strana, sono fatta così, quindi questa qui non mi dà nessun fastidio, non mi prude, non mi gratta, non mi dà fastidio per niente, io ho un po' di nodi ma comunque è liscissima, non mi dà fastidio, non mi tira, non mi strappa i capelli, veramente stupenda, ho fatto bene a comprare, a spendere 18 euro anche se è un po' costoso 18 euro per una spazzola, però comunque è stato l'acquisto dell'anno, diciamo così, assolutamente l'acquisto perfetto, l'acquisto mio preferito dell'anno.
Ogni tanto spendere un po' di soldi, non dico 100 euro, comunque 20 euro si possono spendere, è ancora un prezzo abbordabile, perché mi piace il low cost, molte cose sono valide ed economiche, meglio ancora se sono economiche, non bisogna fare un mutuo per comprare le cose di make-up o di beauty, eccetera, di vestiti anche, bisogna andare sul low cost, però ogni tanto spendere un pochino di più di 1 euro, 2 o 5 euro va anche bene. Si hanno cose migliori se spendete tanto. Poi dipende sempre da cosa comprate, da quanto spendete. Perché lo dicevo anche a una mia amica su WhatsApp, Lori. Ciao bella. Chi spende meno spende, chi più spende meno spende. Ma io non spendo poi sempre così tanto. Questo qui è l'ultima cosa costosa che ho preso. Di solito spendo meno di 5 euro, al massimo 10 euro, ma dipende da cosa devo comprare. Quindi questo l'ho comprato perché mi serviva, mi piaceva. Poi se avessi saputo appunto da Lidl che c'erano e costavano di meno, era meglio. Risparmiavo i soldi e compravo una cosa economica. Però questa qui ne vale la pena, 20 euro spesi bene, basta. Ognuno spende i soldi come vuole. A me piace tantissimo quella spazzola, è molto valida, non mi fa per niente male, quindi ottimo. Però, mi sto ripetendo 10.000 volte le cose, non bisogna spendere troppo, non bisogna spendere neanche poco, ci va la via di mezzo. Ciao, a presto!